Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Come state? State meglio? Vi siete ripresi dalla batosta di ieri sera? Io voglio iniziare il video dicendovi di sì, nel senso che ho rielaborato tutto, ho riguardato anche il mio video. Forse sono stato un pochino cattivo nei confronti di tanti, andando a definire una non squadra questa Juve. Badate bene, non siamo ancora squadra, perché è palese che non siamo ancora squadra. Ma ripensando alla partita con l'Udinese, alla partita con l'Empoli e alla partita di ieri sera, devo ammettere che in realtà ieri sera siamo stati più squadra che in tutte le altre. Ok? Non tanto solo per la prestazione, ma anche per come arrivavamo a quella partita. Ieri sera, infatti, come potete vedere anche dal video, non ero particolarmente arrabbiato, turbato, ero molto deluso. Perché quando ovviamente la Juve perde sono deluso. Ma probabilmente perché ieri sera davvero non mi aspettavo chissà che cosa, sapevo che era difficile, sapevo che ci si poteva riuscire e che ci stavamo riuscendo. Se riguardate il video di ieri sera, mi arrabbio in particolar modo in due momenti, quando vado a ripensare i due gol che abbiamo subito, e cioè quando parlo di Szczęsny e quando parlo di Ken. E mentre facevo le pagelle di oggi, ho capito il perché. Ma prima di tutto, ragazzi, c'è OneFootball, il link per scaricarlo qui sotto in descrizione. Come al solito, non fatevi scappare questa applicazione che sui vostri cellulari non può assolutamente mancare, per andarvi a rivedere anche gli highlights di questo Napoli-Juve, anche se immagino che non li vorrete più vedere, e per prepararci alla prossima partita di Champions, che potrebbe essere la prima vittoria, ma chissà, mi auguro di sì. E quindi dicevo, forse ero quasi consapevole del fatto che sarebbe stata una partita in cui difficilmente avreste preso il bottino pieno e che il pareggio poteva essere il risultato più probabile. Poi ovvio che nel mio cuore c'era la speranza di vincerla e fino a che eravamo solo 1-1 continuavo a dire dai che la vinciamo, nonostante quello che vedevamo con gli occhi fosse tutto il contrario di tutto. E mi ha fatto impressione anche un po' Allegri. Perché dico Allegri? Parto subito dal voto di Allegri e poi mi fermo un attimo e vi spiego il perché. Ad Allegri do 6 nella partita di ieri, perché credo che non abbia sbagliato niente, anzi che l'abbia preparata bene, nel senso che con quello che avevi a disposizione non potevi andare a San Paolo e dire bene, adesso vengo a cagare in testa al Napoli. Solo un matto potrebbe fare una roba del genere, solo un matto potrebbe pensare a qualcosa di simile. Quindi Allegri l'ha preparata nel modo migliore possibile con quello che c'era ieri. Cioè, ragazzi, tranquilli, dobbiamo fare la nostra partita ordinata, precisa, sbagliando poco e vediamo un po' che cosa ne salta fuori. Quindi nulla di che. Ad Allegri però voglio sottolineare due cose. La prima, che non abbiamo più la squadra che allenava lì una volta e che quindi occhio a fare certe che cose, perché non sono più quei giocatori lì, o quelli che sono quei giocatori lì sono più vecchi. Quindi bisogna cercare anche un'altra via, non solo quella. Uno. Due, io capisco che debba usare il bastone e la carota con Szczęsny, e va benissimo che in televisione mi vada a dire sì, Szczęsny è un gran portiere, noi crediamo in lui, sarà titolare anche martedì, ma nello spogliatoio io voglio che si parli a quattro occhi con Szczęsny, perché non c'è nessun giocatore che ha il posto da titolare assicurato alla Juventus. Si gioca a titolari se si dimostra di essere importanti, decisivi, se no ci sono quegli altri, a costo di schierare Pinsoglio, a costo di schierare Israel. L'importante è che giochi qualcuno che sudi per la maglia. Non esiste la parola titolare a prescindere, a priori. Quindi mi va bene che in televisione dica certe cose, ma poi nello spogliatoio voglio che ne dica altre. E su Allegri aggiungo che anche nel post partita l'ho visto troppo tranquillo, io ero lì che rosicavo, mi mangiavo le mani, ero arrabbiato. Allegri era mezzo soddisfatto, aveva questo sorrisino e io penso, abbiamo un punto dopo tre partite, Max, come puoi approcciarti in questo modo? E nella mente mi è passata così un brutto pensiero, soprattutto quando Allegri parla di quarto posto. Diavolo, parla di quarto posto dopo tre partite, va bene che sono un punto in tre partite, ma significa che non crede più nello scudetto? Perché non crede più nello scudetto? O perché mi parla di quarto posto? E perché è tranquillo? Non vorrei mai che internamente nella Juventus ci sia la convinzione
che questa è una squadra non da scudetto e che l'obiettivo è il quarto posto e che quindi perdendo dei punti per strada al quarto posto comunque ci si può arrivare. Che Allegri sia convinto di poter arrivare almeno al quarto posto, perché dall'1 al 4 non cambia niente nelle richieste della Juve. Non vorrei che la richiesta della Juventus fosse stata almeno la qualifica alla Champions. Poi, lo sapete come la penso, io credo che il livello di questa squadra sia questo, ma che la Juventus abbia l'obbligo e il dovere morale di provare a vincere lo scudetto. E se loro per primi non sono convinti, loro dirigenza, allenatore e giocatori, li metto tutti, perché non è una guerra nei confronti di qualcuno, è la mia solita illazione, il mio ragionamento che mi nasce da cose che percepisco, non vorrei mai che si siano detti, bene, quest'anno basta arrivare nei primi quattro, perché sarebbe la sconfitta più grande in assoluto per la Juve. Questo chiude il discorso legato ad Allegri, ho detto praticamente tutto quello che potevo dire, forse poteva mettere Ken un po' prima, ma col senno di poi forse poteva non metterlo, che era bene uguale. Da oggi c'è una novità nelle pagelle, perché da qualche settimana in descrizione, dove c'è il link di World Football, c'è anche un link con scritto Sostieni Luca Toselli. Ho creato una pagina su TP, ok? Questa non è una sponsor, nessuno mi sta chiedendo di farlo, l'ho fatto di mia spontanea volontà, perché ho deciso di lasciare su TP per il momento uno spazio in cui vado a pubblicare un file Excel dove ci sono le pagelle. Mi sono creato un file che vado ad aggiornare partita dopo partita e che tiene anche la media aritmetica di tutto quello che sta accadendo con tutti i giocatori della Juve. Così a fine anno sarà semplice fare il pagellone finale, proprio perché sarà la media aritmetica della Serie A. Poi faremo anche il foglio inerente alla Champions, il foglio inerente alla Coppa Italia, quindi sta nascendo tutto. Questi fogli sono accessibili soltanto a fronte di un'offerta. Questa offerta può essere minima, dopo andrò a modificare le ricompense, e nasce dal fatto che sentivo l'esigenza di creare una piattaforma dove tanti di voi che mi seguono hanno la possibilità eventualmente di volere sostenere quello che faccio, ed era anche la possibilità di creare un posto in cui raccogliere tutti questi file Excel che vado a creare per tutti i video che faccio. Infatti c'è anche quello del pronostico del campionato di Serie A con le presenze gol di tutta la Juve, e voglio farne uno con i pronostici che ho caricato sul secondo canale, anche quello, il link è qui sotto in descrizione, che sono partiti bene perché le prime due partite che ho pronosticato le ho beccate 0, avevo messo la vittoria dell'Empoli, la vittoria dell'Atalanta, ha vinto il Venezia e la Fiorentina, perfetto, poteva andare peggio, però voglio lasciare tutti questi file in quella zona lì, e se voi siete interessati a vedere questi file e contemporaneamente volete anche sostenere il canale, passate in descrizione, c'è TP e vi spiego tutto lì. Andiamo avanti perché dobbiamo parlare di Szczęsny e sarò severo, 4 secco, 4 secco, e lo dicevo prima, non mi interessa se Szczęsny è più pronto, ha il nome più importante, prende di più, nella sua testa è titolare, crede di essere più forte, non mi interessa. Se il campo dice un'altra cosa, c'è per impronto che si deve scaldare, perché passi una volta, ma la seconda volta in 3 partite di Serie A che ci ritroviamo a lasciare dei punti in giro perché il portiere gioca con troppa sufficienza, non mi va bene. Szczęsny non mi va bene, non mi va bene a me, non va bene ad Allegri, non va bene alla dirigenza, non va bene ai tuoi compagni, non va bene ai tifosi. È ora di iniziare a giocare a calcio, anche le cose più facili, più tranquille, non te la senti di bloccarla, smanacciala in calcio d'angolo, non cercare l'impossibile, perché già adesso non ci viene il possibile. E vedere una squadra che in emergenza fa una partita come quella lì a San Paolo e che è sull'1-1, che se la può giocare perché un calcio d'angolo, una deviazione, un tiro da fuori, un autogol di loro, può succedere qualsiasi cosa, la possiamo sculare e portare a casa. Non possiamo andare sull'1-1, che eravamo 1-0 addirittura, non possiamo per una roba del genere andare sull'1-1. Non possiamo, perché già abbiamo dei limiti, e quando siamo in vantaggio per culo, perché ce l'hanno passata loro, dobbiamo rimanere in vantaggio per culo, con tutti gli 11 che morirebbero per portare a casa quell'1-0. E invece no, facciamo sta roba qua. Quindi Szczęsny, occhio. Occhio, che se ti ha dato fastidio quest'estate che si voleva prendere Donnarumma, anche meno, perché bisogna mettere la Juventus davanti e da parte tutto il resto, che non sei più importante della Juve, come non lo era Ronaldo, che ieri intanto ha fatto doppietta,
non lo era Ronaldo, ma ci aiutava. E io spero che queste persone che l'anno scorso mi venivano a dire che Ronaldo era il problema della Juventus si siano un po' ricredute, perché Ronaldo era la salvezza della Juventus e di come era diventata la Juventus, perché avere uno come Ronaldo in una squadra del genere era davvero la salvezza, e adesso sta venendo fuori tutto lo sporco che Ronaldo ha sempre nascosto sotto il tappeto. Szczęsny, non sei più importante della Juve, e quindi è ora di giocare come il portiere titolare della Juventus che percepisce più di 7 milioni di euro all'anno. Non so se rende l'idea. In un momento di crisi come questo percepisci 7 milioni di euro all'anno e in tre partite due volte per colpa tua, principalmente per colpa tua, non portiamo a casa dei punti e abbiamo un punto in tre partite, segnando 3 gol, e capite la difficoltà di segnare gol senza Ronaldo, 3 gol in tre partite, subendone 5. Oh ragazzi, non va, è una media da retrocessione senza neanche una possibilità di salvezza questa. Questa è una media da retrocessione. Quindi, dai, avanti, su. Chiellini, Bonucci, io do 6,5 a tutti e due. Non sarò cattivo con tutti. Sarò cattivo con alcuni perché, secondo me, la Juve ieri ha fatto la partita che doveva fare. Cioè, più di così, la Juventus ieri cosa poteva fare? Non farsi autogol con Szczęsny, non farsi autogol con Kane, probabilmente. Poteva fare. 6,5 Bonucci, Chiellini. Mi sono sentito sicuro con loro due che tenevano bada Osimhen, che aperta parentesi è stato scandaloso, scandaloso, da vergogna, che tante volte sento che sono Chiesa e Cuadrado il problema, ma a me pare che in Serie A in tanti facciano i furbetti e non si vogliono dire queste cose, eh? Perché c'è sempre a senso unico la critica, invece bisogna criticare a 360 gradi, per dire. Quindi Bonucci, Chiellini, 6,5 tutti e due, De Ligt 6, che è entrato poraccio, si è messo a fare il terzino. Potrebbe essere anche meno di 6, perché non ha giocato bene De Ligt, ma ha giocato terzino destro, perché eravamo nell'emergenza più totale, quindi che cosa vuoi mai? De Sciglio e Pellegrini. De Sciglio sarebbe da compitino, ma gli do 6, che poi la valutazione è la medesima a livello aritmetico, lo vedrete anche nel file Excel delle pagelle. Però voglio premiarlo, perché non ci si aspettava niente da De Sciglio, e ha tenuto a bada Insigne. Ha fatto un paio di errori, uno abbastanza grave, dove ha girato il culo su Mario Rui, mi pare, dove sono andati al cross, e dove Pellegrini fa una bellissima diagonale. Pellegrini, l'esordio con la maglia della Juve, mi ha convinto. Sono stato contento. E il discorso che ho fatto per Szczęsny prima vale per Alessandro. Non mi interessa se siete alla Juve da anni, se vi sentite importanti, se nello spogliatoio vi sentite delle divinità, se tutti questi anni avete giocato con la consapevolezza di essere dei titolari della Juve. Adesso c'è della gente dietro di voi che se mangia l'erba e mi dimostra che ha voglia di giocare, anche se è inferiore, ma mi dimostra che ha voglia di giocare, giocano loro. Perché credo che sia Perin che Pellegrini siano inferiori sia Szczęsny che Alessandro. Ma se mi dimostrano la voglia di giocare a calcio e di soffrire per questa maglia, allora voglio che giochino loro. Bravo Luca Pellegrini, 6,5. Locatelli, 7. Vedete, i voti sono anche alti perché voglio cercare di premiare i giocatori che mi hanno fatto vedere qualcosa. E Locatelli ieri nel primo tempo, perché poi il secondo tempo è morta la Juventus, ragazzi. Il secondo tempo tutti trascinati in un uragano tremendo che non ha avuto una fine. Non abbiamo più giocato a pallone, ci siamo dimenticati che la partita dura 90. Probabilmente né la testa né le gambe giravano più, perché non ce ne abbiamo ancora, ancora non ce ne abbiamo. Tutte e tre le partite, tra l'altro, fateci caso. Iniziamo, giochiamo il primo tempo, il secondo non lo giochiamo. Inizia a essere un problema su cui Allegri dovrà lavorare. Gli do l'assist. Locatelli, 7, mi ha convinto tantissimo per come ha gestito il pallone. Tantissimi lanci, di destro e di sinistro, precisi. Ha fatto girare la palla, andava a prenderla in difesa, roba che non vedevamo da Pirlo. Davvero, non la vedevamo da Pirlo. Non sto dicendo che Locatelli sia Pirlo, ma ieri Locatelli ha giocato da Pirlo, ha fatto una partita da Pirlo, che se poi è una e le altre 5 fanno schifo, è ovvio che non si può raggiungere quel livello che non si può raggiungere a prescindere, ma ieri ha giocato come doveva giocare un giocatore che fa muovere la squadra. Quindi 7 Locatelli, lo voglio premiare proprio perché ieri ho visto cose che non vedevo da tanto. Rabiot e McKennie, allora Rabiot un po' più spostato sull'esterno per andare a formare il 4-2-3-1, non è la sua posizione, non ha nemmeno giocato malissimo, ma nemmeno ha mai voluto osare.
dovrebbe essere compitino, ma voglio dare 5 e mezzo a tutti e due, perché non sono mai riusciti ad incidere, non sono mai arrivato a dire oh wow, fenomenali, oh wow, la giocata che Rabiot tante volte strappava la palla agli altri, partiva in progressione, perché quella è la cosa migliore che sa fare, ma si accontentava sempre, era sempre un accontentarsi, mai un osare. E nella Juventus bisogna osare, perché anche qua 7 milioni di euro l'anno, 7 milioni di euro l'anno. E non mi interessa se sei sempre stato titolare, bla 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 bla, quello che abbiamo già detto. Bisogna usare, bisogna spingere. Non bisogna mai accontentarsi se giochi nella Juventus. McKennie, l'unica volta che l'abbiamo visto pericoloso è stato quel tiro da fuori strozzato. Anche da McKennie ci si deve aspettare di più, perché l'anno scorso abbiamo visto di più da McKennie. Poi è andato a isolarsi, è andato a scomparire. Ma c'è stato un periodo che stava bene e faceva vedere. E allora, qual è McKennie? Perché in questo momento mi viene da dire quello della seconda parte impalpabile e che ha iniziato questo campionato nella stessa maniera. E allora, vogliamo giocare nella Juventus? Sì o no? Vogliamo essere titolari della Juventus? Sì o no? Vogliamo riportare un altro alla Juventus? Sì o no? Quindi bisogna dare di più di quello che si è visto ieri. Quindi secondo me, tutti e due da 5 e mezzo. Ramsey è entrato, non ha fatto chissà che cosa, non ha fatto né cose giuste né cose sbagliate, gli do il 6 politico, la sufficienza politica, perché mi sembra giusto far così. Bernardeschi, penso che valga lo stesso discorso che ho fatto per Rabiot e McKennie. Qualcuno mi diceva, sì, però Berna perde lui la palla sul gol di Politano. Ora sono andato a rivedermelo, è effettivamente vero, però la perde sull'esterno anche abbastanza spostato. Da quel momento lì in poi fanno intanto arrivare in segno alla conclusione. E poi Szczęsny, ribadisco che una roba del genere non la deve fare. Mi sembra esagerato punire Bernardeschi per quella roba lì, che è vero, la perde lui. Probabilmente non la deve perdere in quella zona di campo. Però secondo me è una gara da 5,5, perché non c'è mai stato uno spunto offensivo. Bernardeschi l'ha giocata perfettamente in fase difensiva, perché andava sempre al raddoppio, chiudeva gli spazi, andava ad aiutare. Poi là davanti, là davanti bisogna arrivarci là davanti, possiamo mica fare una partita difensiva e basta, non possiamo mica solo difendere, non si può, cioè nel momento in cui facciamo il gol dell'1-0 tu sei 0-0, non puoi difendere 80 minuti a Napoli in una situazione di emergenza, perché sennò sei morto prima di potertene accorgere, sei morto a prescindere sei morto, perché non puoi difendere 80 minuti a oltranza a Napoli. Ma cosa vuol dire? Sei 0-0. Non possiamo poi fare una partita senza spunti offensivi, che è quello che è accaduto, perché comunque il primo tempo l'abbiamo giocato bene, perché siamo stati, abbiamo avuto la gara, ok, ma è finita lì, non siamo mai andati alla conclusione, siamo andati in vantaggio per un loro errore, poi occasioni grosse, un altro loro errore in cui Kulusevski la tira addosso ad Ospina, finita la nostra partita, non abbiamo fatto nulla di più. Quindi un po' di più Berna, ci serve un po' di più, anche Kulusevski. A me Kulusevski ieri è piaciuto tantissimo in fase di non possesso palla. Ha fatto una partita incredibile e anche qua Allegri l'ha giocata bene. 4-2-3-1 con il trequartista che va a bloccare il centrale di centrocampo del Napoli che va a costruire il gioco. Tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, Anguissa, giocatorone, mamma mia che bel colpo che hanno fatto. Con lui mi sarebbe piaciuto anche a me, perché ha giocato veramente una gran partita. Però Kulusevski andava sempre a rompere le balle. Non so se avete mai giocato in quel ruolo. Io tante volte, tutte le volte mi dicono vai a rompere i coglioni al portatore di palla. Non farlo giocare, fagli perdere il tempo della giocata. Ritardalo. È essenziale il tempo nel calcio, ragazzi. Gli fai perdere la giocata. Invece che andare in verticale e creare azione offensiva, deve tornare indietro. Ieri Kulusevski in fase di non possesso palla, perfetto. Perfetto. Perfetto no, ma l'ha sbagliata 2-3 volte l'uscita sui 90 minuti che ha giocato. Il problema è che poi in fase di possesso palla ha provato 2-3 volte a trascinare la squadra, a trainare con degli strappi, ma è ancora poco. Quindi se dovessi fare una media tra le due probabilmente viene un po' meno di 6, ok? Quindi 6 meno, 5,75. Non gli do l'insufficienza proprio perché qualcosa ha fatto nella fase di non possesso, in fase di offensiva poco. Dai, diamo a tutti e due, sia Bernardeschi che Kulusevski, 6 meno, per usare lo stesso metodo di giudizio. Morata 7, e vi dico anche che volevo dargli di più, subito gli avevo dato di più, perché secondo me è il migliore in campo, quindi gli diamo 7 più, facciamo così, gli diamo 7 più.
Perché al di là del gol, che è stato freddissimo nell'unica palla veramente giocabile che ha avuto a disposizione, ha giocato la partita perfetta da centravanti che deve aiutare la squadra, che deve giocare per la squadra, perché era sempre isolato, era sempre da solo, non c'era mai nessuno intorno a lui, non c'era, c'erano sempre queste due, cioè la Juventus era sfilacciata praticamente sempre. Morata giocava a spalla alla porta, la lavorava, lottava, prendeva il fallo, ci faceva respirare. È la partita perfetta di una squadra che sa che sarà difficile giocare, come era ieri la Juventus, e Morata l'ha interpretata al meglio. Ma non è la partita che voglio vedere durante le partite importanti. Perché quando vai veramente a giocartela a viso aperto, questa partita qua non la puoi fare. Né Morata né tutta la Juve. Ma ieri, con le premesse che c'erano, era perfetta. Quindi io Morata gli do 7 più, migliore in campo della Juve. Moise Kean, ragazzi, purtroppo bisogna dargli 4 e mezzo. Purtroppo bisogna dargli 4 e mezzo perché è veramente grosso l'errore che fa sul gol del 2-1 di Koulibaly. Poi io non sono un portiere, anche qua. Non so se Szczęsny doveva uscire. Non ho nemmeno capito se Rabiot doveva fare qualcosa di diverso. Ma più la guardo, più guardo quel replay e più dico che Ken veramente una roba così non la deve fare. Magari spaventato da Rabiot, magari pensava che Rabiot la toccasse e potesse andare un'altra parte. Ma a prescindere non puoi tirare verso la porta. Tirerai esterno alla porta. O se vuoi tirare verso la porta, cerchi di tirarla sopra la traversa. Cioè, Ken in quel momento sembrava quasi si fosse scordato che stava difendendo e che volesse fare gol. Io non so. Poi per fortuna che Dazon è saltato in quel momento lì, perché sennò sarebbe stato ancora peggio. Quindi 4 Dazon, diciamo 4 Dazon. E non so cosa è successo dopo nei primissimi istanti dopo il gol del 1 del Napoli, però oggettivamente a Ken dobbiamo andare insufficiente. E queste ragazze sono le pagelle di Napoli Juventus. Che vi devo dire? Un punto in 3 partite, 5 gol subiti, 3 gol fatti. Bello schifo, eh? Bello schifo.